Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Peschio92 e siamo sul mio canale, come vedete infatti anche dalla descrizione e dal titolo, sullo State of Play che c'è stato questa notte. E quindi vado alle ciance e iniziamo subito con questa reaction. Vabbè, solito inizio della console. Allora, la cattura è su PlayStation 5, ovviamente in fase di sviluppo. Jin, questo è Tekken 8. Dai, questo non può non essere Tekken 8. Fluidità, figo, questo probabilmente sarà l'introduzione. Wow. Tutte queste combo mentre in aria, vabbè, ormai ci hanno abituato un po' a questa cosa. Vedremo in questo nuovo capitolo come sarà sviluppato. E probabilmente qui adesso il gene del diavolo di Jin. No. Ah, eccolo, eccolo. Che cos'è? Otto, Tekken 8, ragazzi. Mi piace. Non vedo l'ora di. Tekken 8 is coming to the PlayStation 5 console courtesy of our battle-hardened friends at Bandai Namco Entertainment. Non vedo l'ora di vedere altro di Tekken 8. Ok, Star Wars per PlayStation VR 2. È già la canzoncina. It was about a certain droid repair tech who had no business getting into this kind of trouble. But there they were, standing against evil wherever it popped up. I think there are a few new items on the shelves that might catch your eye. The locals can be a little rough on tourists, but it's nothing you can't handle. Ah, si vede pixeloso, sembrami. Le texture non. Le texture, insomma, non mi sembrano molto. Star Wars Tales from the Galaxy, qualcosa non ricordo. Sempre PlayStation War 2. Questo è solo multiplayer. Erano carte. Un gioco di carte. È interessante per il PlayStation VR 2. Allora, dura 22 minuti. Già se ne sono passati 4. Dimio? Prossimo gioco è fatto da Sega. Non ho sentito bene. Kyo 1867. Kyo sembra un
Siamo in Giappone, sì, infatti, Japan History. もう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。 Ryuga Goton Studio. Allora, è un gioco ambientato in Giappone e già mi piace. Ci sono i samurai e già mi piace. Ok, è un action, ma c'è anche la pistola. Io, a me piacciono questi tipi di giochi action in particolare, ma poi con l'ambientazione in Giappone a me mi conquistate. Quindi Like a Dragon Ishin. Hello, Madam Mason. I understand you have a shop to sell. Questo è il gioco di Harry Potter. Warner Bros. You are wise to be wary. Why is your mistress selling the shop? È il gioco di Harry Potter. Howard Legacy. Those who came before you just could not seem to escape the darkness. Will you? Beh, un trailer dai. Infatti è proprio quello. Un trailer, devo dire, dai toni un po' cupi e scuri. Carino. PlayStation 5, PlayStation 4, 10 febbraio 2023, anche in digitale. Aaron Wood. Allora, il gameplay è catturato dalla PlayStation 5, mentre le cinematografiche dal PC. O viceversa, non ho letto, non ho fatto in tempo a leggere bene tutto. Quindi vedremo anche un po' di gameplay di questo. Con questa ambientazione scura. Questa è una roba con zombie, dai. Guarda, ci scommetto. Ok, questo è il gameplay. È cambiato qualcosa la macchina, i vetri si sporcono, abbiamo i tregi cristalli, la macchina sbanda. E che roba è quella? C'è qualcosa di apocalittico in questo gioco. Che cosa sono? Non ci sono zombie, ho sbagliato. Sbuca qualcosa dal terreno. Bene, ci possiamo ribaltare con la macchina. Pacific Drive. Scopriremo che cos'è, anche perché avverrà nel 2023. PlayStation 5.
Survival. Quindi probabilmente non lo giocherò perché non ho pazienza nel gestire tutte le cose che richiedono i survival. Hi everyone, I'm Grace Chen. Not long ago, we announced our brand new loyalty program called PlayStation Stars. PlayStation Stars. The players. It will be free to join PlayStation Stars. As a member, you can complete various activities to earn points that can be redeemed for rewards. Digital collectibles are a highlight of the program. These are digital representations of things that PlayStation fans love. Today, I'm pleased to give you a sneak peek at some examples of our digital collectibles. Whether it's a beloved game character or a cherished device from Sony's innovative history, there will always be something new to collect and show off to your friends. Quindi non sembra una sorta di programma a punti dove ti possono prendere delle cose. More good news. PlayStation Stars will begin to roll out in some regions in Asia starting in late September. It will launch in the Americas and Europe in the weeks that follow. That's it for now. Ok, arriverà anche in America e in Europa successivamente. Questa grafica animata mi piace, non è l'attuale gameplay, anche perché per ora abbiamo soltanto sequenze. Non capisco perché si vede tutto pixelloso. Qui no. Allora, l'ambientazione mi piace, c'è questo robot che non... Ok, quindi ci sono dei nemici, c'è il combattimento. Potrebbe essere interessante. Shin Duality. Anche questo 2023. These next two intense action games are PS5 console exclusives. Let's take a look. Esclusiva PlayStation 5, un action? Capito bene? Un'esclusiva Sony. Kunarun Kapjagi Chajawachi. Kunomdurun Mujabieko. 인간들은 무력했어. 인류는 형편없이 무너져갔네. 자이오니아, 버려진 자들의 도시지. 전성기에는 10만 명 이상이 살았던 곳이야. 황무지 아래 건설한 도시라니. 아스펙트 메이어 퀼라 퍼소나죠. 여긴 무덤인 건가요? 아니. 이곳의 주민들은 에너지 고갈로 잠들어 있는 거야. 이대로 간다면 영원한 어둠. questo dovrebbe essere quello che si chiamava Eve qualcosa o qualcosa Eve, non ricordo. Esatto, Eve infatti la chiamata. Allora sì, questo è interessante, anche perché, ripeto, a me piacciono i giochi action, infatti vediamo un po' il gameplay, ridà un po' di quello che potrebbe essere Devil May Cry, Bayonetta, Nier Automata. Sì, questo mi interessa. Ok,
와우. ha le musiche che assomigliano molto a quelle di Nier. Project Eevee, esatto, che è Stella Blade, quindi è diventato quello. Comunque ecco, era Project Eevee, esatto. Esclusiva console PlayStation 5 2023. Ancora Sony. C'è un'aquila. Assassin's Creed. No, dai, adesso 1863 Giappone. Allora, siamo Team Ninja, è un altro gioco ambientato in Giappone. Mi rovinate, ragazzi, io ho i brividi con questo Giappone. Those who cleave to the past, those who embrace the new, and the Ronin, a warrior free of all masters and bonds. Oh. Wow. Oh. Ma cos'è Ghost of Tsushima? Rise as one. Rise of the Ronin. Anche questo è interessante. Ok. Console esclusiva PlayStation 5 addirittura nel 2024. Va bene, prendetela con comodo. L'importante è che fate le cose fatte bene. Mi piace anche la copertina, è fighissima in realtà. Molto bella. Action RPG dal Team Ninja. PlayStation Studio. Il prossimo è PlayStation Studios. Quanto manca? Non manca molto, eh. God of War, siamo arrivati a God of War. Dai, dai, dai. Ragnarok, signori. Wow. Ah, cos'è? Il joystick. La presentazione del DualSense a tema God of War. Mi avete fatto vedere God of War e poi mi viene fuori che c'è il DualSense. Se non mi fate vedere God of War. Ok, PlayStation Studios. Everyone keeps secrets. Ah, ok. Molto bene. PlayStation 5 è una cottura di PlayStation 5. Attenzione, lascia le armi. E qui non vediamo l'ora. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? Wow. Ah, le Valkyrie. Aia. Oh, bello ragazzi, bello, bello, bello. Sempre più cattivo, dai, dai.
lifetimes has anyone ever worshipped you? Ok. Wow. Can you even imagine that kind of love? No. You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. Ambientazioni sempre fighissime. Abbiamo la slitta con i lupi. Quelli sono lupi grossi, però. Wow. Bellissimo. Quello era Thor, perché quello era il martello. Molto bene. Preordine, uscita 11 settembre 2022. No, il preordine è uscito, non l'uscita. God of War Ragnarok comes to PS5 and PS4 on November 9th. See you next time. Molto bene, potete già preordinarlo. Molto bene, quindi è finito, è terminato, esatto. E il finale senza dubbio è stato il migliore, direi. Quindi molto bene, lo rimetto un attimo da capo in modo tale che così do le mie impressioni. Il finale, dicevo, senza dubbio è stato forse un po' ce l'aspettavamo. Io, cioè dai, almeno God of War, mi aspettavo, non so, in qualche modo mi aspettavo COD, tanto esce a fine ottobre, quindi siamo a settembre magari. Però fortunatamente non l'hanno fatto vedere, a mia sorpresa. Hanno fatto vedere Tecno 8, quindi finalmente, non vedo l'ora. Finalmente, dopo anni, possiamo riassaporare un Tecno 8. E quello che era Project Kiwi mi intriga molto, e entrambi i giochi ambientati in Giappone mi intrigano molto. E quindi non vedo l'ora che escono per provarli e giocarli. Per questo video è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Mi potete trovare anche su TikTok, Facebook, Instagram e Ludomedia. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.